Ora voltiamo pagina, andiamo a parlare di terzo settore perché la TGR ha deciso di intraprendere un percorso per raccontare il nostro territorio anche in questo modo. Esattamente, e noi questa mattina vi raccontiamo una storia che arriva da Oristano, dove sport e socializzazione si incontrano all'insegna del camminare. L'inviata è Maria Valeria Vendemmia. L'appuntamento è intorno alle 16 alla parrocchia del quartiere San Paolo a Oristano con uno dei 5 gruppi di cammino voluti dall'ASL di Oristano e dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Lo scopo è quello di creare una comunità. La comunità si crea anche facendo attività motoria. Qua noi abbiamo delle persone che sono tutte quante over 65, qualcuno over 60 e tutte insieme fanno attività per potersi anche conoscere soprattutto. Se siamo tutti pronti io direi di cominciare. Il progetto nasce dalla necessità di cambiare gli stili di vita e invogliare le persone a uscire dai centri cittadini per camminare insieme in contesti piacevoli facendo ginnastica e amicizia per tenere in allenamento corpo e mente. L'attività è molto semplice, in quanto il camminare lo possono fare tutti, dai giovani agli anziani. Non occorre una grande abilità motoria e non occorre neanche un equipaggiamento troppo specifico, basta un abbigliamento molto semplice e delle scarpe comode. L'iniziativa Comunità in Salute rientra nei 24 progetti regionali di prevenzione dell'AIDS ed è rivolta a tutti con un occhio particolare agli ultra 55 anni, anche con problemi di salute. Io sono pensionato. L'aiuta questo venire qui? Certo, sono anche un po' diabetico, quindi mi serve per smaltire gli zuccheri. Stamattina ho fatto la visita di controllo, tutto perfetto. Lo faccio da quando è iniziato, sono mancata solo una volta. Signora, lei perché lo fa? Per divertirmi e per stare in salute. E le fa bene? Speriamo. Sicuramente fa bene, anche perché è l'unico modo per invogliarmi a camminare. Camminando facciamo amicizia, sì, è piacevole, ci raccontiamo le nostre cose e camminiamo tranquillamente e ci rilassa, ci sentiamo proprio rilassate. Abbiamo benefici a livello cardiorespiratorio, in quanto miglioriamo il rendimento del cuore e della funzionalità respiratoria. Abbiamo benefici anche a livello articolare o muscolare, in quanto miglioriamo la condizione fisica generale dell'individuo. Ogni gruppo si riunisce due volte a settimana per un'ora, quello di Oristano è solo una delle iniziative già partite in tutta l'isola e terminerà a maggio. Noi contiamo di individuare in questi gruppi dei leader in modo tale che possano sostituire i nostri istruttori e diventare totalmente autonomi.